Farvi vedere la bellezza del nostro nuovo copriletto, lo trovo fantastico, molto natalizio tra l'altro. L'ho preso su Amazon, questa è la marca. E è double face, come vedete, c'ha anche l'altro lato che ha la stessa fantasia, ma in questo colore più chiaro. È un po' meno rosso di come appare in telecamera, un po' più sul bordeaux. Non lo so, forse qui si vede un po' meglio, non lo so. Sembra molto più acceso in telecamera, in realtà quello è un rosso bello acceso, questo è un po' più spento. E, al momento, dopo un solo lavaggio, si è ammorbidito, è arrivato che sembrava un po' plasticoso. Dopo un lavaggio si è già ammorbidito e penso che più andrà avanti con i lavaggi più diventerà morbidino. E niente, io ve lo consiglio. Soprattutto fa una bella figura in questo periodo natalizio. Parte più brigosa è fatta e adesso c'è solo da metterci i nastri. Ecco qua, nei regali che non sono per Alexa, pensavo anche di aggiungerci una di queste caramelle, un cioccolatino. Quanti giochi ci sono, Ale? Sempre spettinata. Non ci posso credere. Mamma mia, che occhiaie! Allora, buongiorno, oggi è lunedì, è passato quindi un po' di tempo perché le ultime clip mi sa che le ho fatte ieri, ma erano tutte clip senza parlare, diciamo. Questo weekend abbiamo pedalato tantissimo perché ovviamente mancavano gli ultimi regali, le ultime cose prima del Natale. Io questa mattina sono ovviamente andata a lavorare. Cioè, ovviamente no, perché con chiunque sento nessuno in questo lunedì 23 è andato a lavorare, hanno fatto tutti il ponte. E niente, quindi sto cominciando ad accusare un pochettino la stanchezza. Però, in compenso,
Sono felice perché io e Luca ci siamo scambiati in anticipo i regali di Natale. Questo perché nessuno dei due aveva avuto tempo di andare a prenderlo singolarmente da solo. E quindi l'abbiamo preso insieme praticamente. Ce li siamo presi in diretta. E niente, vi faccio vedere il mio, sono troppo contenta. Allora, Luca ha preso il Galaxy Watch. Voleva uno smartwatch un po' carino, un bel po' maschile, da un bel po' di tempo, quindi ho subito pensato, gli ho proposto questo come regalo e lui era contentissimo. Non ve lo faccio vedere perché ce l'ha già addosso, ovviamente. Alla fine questo è il bello di scambiarsi i regali prima del tempo. Comunque, questa e questo invece è il mio, sono sicura che quasi tutti avete già riconosciuto la scatola. E ovviamente il Dyson Airwrap. Sono contentissima perché l'abbiamo trovata anche a un prezzo discreto. Sono troppo contenta. Penso di metterlo subito in uso. Già questa sera pensavo di lavarmi i capelli e prepararmi già pronta per queste feste, perché da domani parte una maratona di festività e mangiate, cene, pranzi che non finirà più, quindi già questa sera pensavo di metterlo in uso e vedere come funziona. Come ho detto prima, siamo riusciti anche a finire tutti i regali di Natale e li ho già incartati tutti. Mi manca solamente da incartare la cucina di Alexa che si sta ancora asciugando perché abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo verniciato con la bomboletta spray delle maniglie, dei pomelli, così per renderla un pochino più personalizzata. Oggi pomeriggio, quando Alexa si sveglia, perché in questo momento sta dormendo come al solito, è il mio orario libero, e devo andare al supermercato con lei per prendere le ultime cosine che mi servono per cucinare il giorno di Santo Stefano. Domani che è la vigilia e dopodomani siamo ospiti dai parenti di Luca. Domani faremo la torta in cui riveleremo il sesso del bimbo della bimba. E quindi sarà una giornata speciale, anche se come ho detto noi lo sappiamo già, però comunque sarà una cosa speciale. Cioè, guardate, si potrà avere questo tempo a Natale? Io non so. Cioè, io mi aspetto a Natale che ci sia la neve, non un sole che spacca le pietre. Cioè, non riesco neanche ad accendere il camino perché fa veramente troppo caldo. E quindi dai, si perde un pochino quell'atmosfera di Natale che ci dovrebbe essere. Però, vabbè, prendiamo il buono e diciamo che si riesce a stare fuori anche con il maglioncino così, avendo anche quasi caldo. Scusate, Rio bussa, gli apro. Dicevo, per fortuna che però la neve noi ce l'andiamo a cercare e dopo le feste di Natale, prima di Capodanno, partiremo e andremo in montagna a cercare la neve. Sarà, penso, la prima volta che Alexa si gode la neve veramente con consapevolezza, perché gli altri anni qui c'è stato un po' una spruzzata di neve, ma nulla con cui si riuscisse a confrontare per bene. Quindi sono contenta. Andiamo a cercare la neve. Allora, mi sono appena fatta la lista della spesa. In realtà ho più cose da prendere di quelle che pensavo. Spero di riuscire a prendere tutto, più che altro perché non ho tantissimo tempo e devo ancora impostare la cena per questa sera. Non so neanche che cosa mangiare perché vorrei stare leggera, visto che da domani mangeremo come dei maiali, veramente. Vado a svegliare Alexa, parto e speriamo di riuscire a fare tutto. Siamo appena tornate dal supermercato, vi faccio velocemente vedere che cosa ho preso per questa spesa prenatalizia. Tenete a considerazione che io sono l'addetta al fare gli antipasti e le torte salate. I primi li abbiamo già fatti insieme perché facciamo i cappelletti, quindi ci siamo già trovati un giorno. Ho postato anche qualche foto carina su Instagram. Ci siamo trovati un giorno tutta la mia famiglia e abbiamo fatto appunto i cappelletti tutti insieme. Se sentite un rumore di sottofondo è perché ho messo a cuocere il minestrone, ci vuole tanto. Cosa? Comunque ci vuole tanto per il minestrone, quindi nel frattempo lo faccio cuocere e metto a posto la spesa. Ho risolto la serata un pochettino così con il minestrone, così siamo sia leggeri che
cosa c'è? Alexa la chiacchiera e quindi sentirete anche lei di sottofondo. Dicevo, allora ho preso anzitutto queste briochine perché Alexa non mi dà il tormento finché non prendiamo queste prima di uscire dal supermercato. Poi, in teoria 4 confezioni di Philadelphia, 3 confezioni di questi party mix che ve l'ho già fatto vedere in qualche video svuota la spesa, mi piacciono tantissimo, rimangono fragranti, sono veramente buoni. Avevo provato a prendere anche quelli della Lidl, ma in realtà non fanno lo stesso effetto. Poi 4 confezioni di questo tonno a filetti, era in offerta ed è veramente buono il tonno a filetti rispetto al tonno in scatola. Ci siamo un pochino convertiti, quindi prendiamo solo questo. Ho preso diverse confezioni di prosciutto cotto perché voglio fare gli involtini tipo di prosciutto cotto con dentro ricotta e noci, il grana che mi servirà per le torte salate, la cipolla uguale, prosciutto crudo perché faccio anche i tramezzini di prosciutto crudo che io non potrò mangiare, sig sob, prosciutto crudo e formaggio Erdamer a fette. Poi questi cubetti di prosciutto cotto, diverse confezioni, sempre per la torta salata, l'insalata sempre per i tramezzini. Queste confezioni di Vulavan, ecco, di queste invece mi piacciono più quelli della Lidl, purtroppo però non ho l'occasione di andarci in questi giorni e quindi ho preso questi, sono leggermente meno fragranti questi, quelli della Lidl sono più piccolini quindi riesco a porzionarli meglio perché questi sono veramente grossini e rimangono più buoni, però anche questi vanno bene. Maionese come se non ci fosse un domani. Funghi che mi serviranno sempre per la torta salata, ricotta per gli involtini di ricotta e noci di prosciutto. Poi dopo ti faccio vedere. Passiamo a questa busta in cui ci sono 2 pacchi di pasta perché l'abbiamo completamente finita e anche se, ah no, l'altro pacco è di sotto, vabbè. 2 confezioni di pane, questo integrale e questo normale per tramezzino, pane quello già senza la crosta, diciamo, quello fatto apposta per il tramezzino, 3 rotoli di pasta sfoglia per le torte salate, l'altro pacco di pasta, poi vediamo, ah sì, il salame, ho preso un salame. Era anche in offerta questo, l'avevamo già preso e non è male, ovviamente non è chissà quale qualità. Le noci, va bene, vedi quello, va bene, guardalo. Allora, ancora il tonno, altre noci, altro prosciutto, direi che siamo arrivati. Ah sì, le uova, perché nelle torte salate ci vanno anche un uovo. E niente, questa è la nostra spesa, adesso metto a posto tutto perché ho fatto una bella confusione. Questo è il rimasuglio della brioche che ho dato ad Alexa, non le va più, direi decisamente. Stasera non mi mangerai neanche il minestrone, ma pur di tenerti buona questo è altro, eh? Mamma. Grazie. Da lì. Da lì cosa? Sei buffa. Ma c'è azzurro, la vediamo. Aspetta. Così dopo la peggio lo tagliamo. Aspetta, ma come funziona? Non lo so, ancora non lo sappiamo. Lo sappiamo adesso. Abbiamo un natalizio. Ah, la torta non c'è tra. Esterno. E poi come si fa a capire? Tagliamo dentro, c'è uno strato che deve essere. Fate gli spazi che non ci stanno. Mettete tutte le bibite a sinistra. Appoggiala lì. Ma infatti è bellissima. Quando l'ho vista.
molto molto bella. No, no, ci sono giocatrici, ci vediamo qua vicino. Stai riprendendo? Io sto facendo ciccio partito da un po', così dopo appeso lo tagliamo. Perché se metti che perde il momento X è finita. Hai trovato qualcosa per tagliare? Mi zoom la torta. Allora, maschio femmina. La taglio qua prima. Avete fatto il toto scommesso? Ah, il toto scommesso. Femmina, 100%. Maschio. Dai. Maschio. 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 Quattro maschi e una femmina. Femmina. Una femmina. Tre femmine. Maschio. Ho perso il conto. Cinque maschi e una femmina. Tre femmine. Vabbè. Io dico femmina. Cinque, quattro. Maschio. Femmina. Sei a sei. Maschio. Sette a sei, ragazzi. Sette a sei. Per chi? Madonna. Oh! Attenzione, attenzione! Oh! È una sorellina! Vabbè, la bella, dove si fa tanto che è rosa? È rosa! È rosa! Questa aspetta me! È prima io! Ah. Dai, vai zia! No, poi non prende! Prendi, prendi, no, Ale! Vieni, vai! No, io! Come prendo? Dov'è? Ce l'ha lei! Io! No! No. Adesso io, chi fa prima? Chi fa prima? Chi fa prima? Io. Oh, pallina ferma. Ah! Ma le ha tutte lei perché non. Sì, tutte sì, le hai! Ma chi si sta divertendo? Io! Basta. Cosa c'è lì? Chi c'è lì? Cosa c'è lì? Cos'è passato qui, Babbo Natale? Chi è passato lì? Chi è che ha portato quello? Questi regali qui chi è che li ha portati? Babbo Natale? Wow, ma hai visto com'è grande questo qui? È grande! Per chi è questo? Che tavolo? È mio? No, secondo me è di Alexa. No, è per me di Alexa. Vuoi vedere? Vuoi vedere cosa c'è dentro? È ghiande. Apriamo. Oh, come non ce la fai? Apriamo insieme. No. Dai, prova a tirare. Vieni tu, babbo. Ok, adesso lo apri. Strappa tutto, dai. Bravo. Oh. Tira tutto. Oh. Ma lo sai che cos'è? È la cucina! È per te! Wow! E te ce la fai per la pappa? Scritto Ryu qui? Cosa c'è da Ryu? Vuoi vedere che cosa ha ricevuto Ryu da Babbo Natale? Allora ha fatto bravo anche lui. E qui è io. Aspetta, bisogna togliere lo scotch. Ryu, cos'è di tuo? Cosa c'è di tuo? Ryu? Oh! Guarda Ryu! Guarda! È tuo Ryu, sì! È tuo! Sì, bravo!
Cosa c'è lì? Non so da dove prenderlo. Aspetta che ti cavo. Ticchio per prima. Ti cavo la carta. È mia. Aspetta che ti cavo la carta. Mi piace il giochino, Ryu? Anche io. Anche a te sono piaciuti? Sì. Di grazie, Babbo Natale. Anche Babbo Natale. Dopo lo provate il trenino? Questo qua. Ah, mi dai il bidone a me, ok, perfetto. Qui dentro c'è il pilota, eh? Questo è il pilota. Va nell'aeroplano. Beh, metti le manine Ryu? In avanti. Hai portato metti il giochino? Le manine in avanti del... Hai visto chi suona? In avanti, non indietro. Niente, vuol giocare con me. Questo regalo mi sa che è più apprezzato da te. Sì. Tutti in carrozza! Cucini neanche il camion. La vuoi la zuppa di camion, Babbo? La vuoi la zuppa di camion? Cuociamo tutto? Anche il camion? Anche il bidone. Anche il bidone.